La notizia circolava già da alcune settimane, adesso è ufficiale. Dopo quasi 4 anni, il capo della procura dell'Aquila, Fausto Cardella, lascia il suo incarico all'Aquila e torna in Umbria, a Perugia questa volta, dove aveva già lavorato in passato. Un trasferimento deciso dal CSM, che ha avuto l'avallo del Ministero di Grazia e Giustizia e del plenum dello stesso CSM. Lascia una procura sana, che ha fatto molto e con una buona mole di lavoro in itinere da completare, ci spiega Cardella, che probabilmente dovrebbe essere sostituito in regime di vacatio, ma il condizionale è d'obbligo, dal PM della Procura con maggiore anzianità di servizio, Stefano Gallo. Ho trovato una procura in condizioni buone, molto motivata e molto desiderosa di fare e credo di lasciarla nelle stesse condizioni. Tra l'altro è stato un periodo in cui molti dei lavori che erano stati impostati dal mio predecessore sono stati portati a compimento e altri sulla stessa scia ne sono stati realizzati. E qualcosa è ancora, diciamo, in corso di realizzazione, quindi lascio una procura molto, molto vitale, molto vivace. Se dovesse, chiaramente tutte le inchieste sono un po' come figli, no? Non ce n'è mai una che si preferisce rispetto all'altra, però se dovesse pensare questa inchiesta la sento più mia delle altre, a quale pensa? Ma ha ragione lei, in effetti tutte le inchieste sono particolarmente così siamo legati al nostro lavoro. Però devo dirle anche che se è vero che c'è il compiacimento per il lavoro fatto e per il risultato ottenuto, c'è anche quel distacco che deve essere necessario da parte del magistrato nei confronti delle indagini e dei processi. Intanto si tratta sempre di eventi che su qualcuno hanno degli effetti negativi. E poi io credo, ho sempre cercato di regolarmi in questo modo, il massimo distacco verso il lavoro. Il lavoro è bello, ma i risultati poi abben sua sidera, come si diceva una volta. Se invece dovesse pensare a qualcosa che magari avrebbe voluto o potuto fare diversamente, gli viene qualcosa in mente? Ah, questo tantissime cose avrei voluto fare, tantissime cose meglio di come le ho Per esempio. fatte. Beh, per esempio, un po' di tutto, avrei voluto raddrizzare completamente i torti, difendere tutti quelli che avevano ragione, dare un servizio ancora più efficiente, un po' il libro dei sogni, però noi ci accontentiamo di quello che possiamo fare. All'Aquila chiaramente quando si pensa di ricostruzione il grande timore generale insomma, è sempre stato quello delle infiltrazioni e delle malavitose. Attualmente com'è la situazione? Qual è la situazione? È una situazione da tenere sotto controllo, da vigilare. Ecco, questo se potessi raccomandare, ma è perfettamente inutile a chi verrà dopo di me, continuare a tenere questo buon livello di vigilanza. Si sgonfia almeno in parte l'inchiesta su presunte tangenti legate alla ricostruzione dell'oratorio salesiano dell'Aquila, che solo qualche mese fa aveva creato molto scalpore. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, ha disposto l'archiviazione dall'accusa di abuso di ufficio in concorso per l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli, ex titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, e il dirigente del settore ricostruzione privata del comune, Vittorio Fabrizi. I due figuravano tra i 6 indagati dell'indagine che nel novembre 2015 ha portato all'arresto ai domiciliari dell'ex vice sindaco del capoluogo Roberto Riga e dell'imprenditore Massimo Mancini, oltre che altre 2 misure cautelari. Aielli è stato nominato in Abruzzo nell'ottobre 2012 ed è passato a guidare la zecca dopo 2 anni in anticipo rispetto alla scadenza. Al suo posto è stato nominato Raniero Fabrizi. I due erano stati indagati per aver considerato nei loro uffici il complesso dell'Opera Salesiana come un'abitazione privata invece che una struttura religiosa, con la conseguenza di aumentare da 80.000 euro fino a 28 milioni e mezzo di euro i contributi concedibili per la riparazione post-sisma. Secondo la tesi iniziale degli inquirenti, che non ha trovato riscontro vista la richiesta di archiviazione dello scorso 10 febbraio del pubblico ministero David Mancini, i due in questo modo avrebbero finito per procurare un ingiusto vantaggio all'Opera Salesiana e all'impresa Mancini SRL, consistito nella percezione di un indebito contributo a favore della stessa impresa, altrimenti non spettante o spettante in maniera notevolmente inferiore. Ci sono ancora molte regioni che non hanno questa figura. Ricordo che è figura a tutela dei diritti delle persone private della libertà, che
Quindi non stiamo parlando solamente di detenuti in carcere, stiamo parlando anche di coloro che sono agli arresti domiciliari, di coloro che sono in strutture in cui non c'è più la libertà, quindi anche per di accoglienza per gli extracomunitari. Così Rita Bernardini, presidente d'onore di Nessuno Tocchi Caino, già parlamentare radicale, che oggi è venuta all'Aquila a presentarsi di persona alla conferenza di capigruppo del Consiglio regionale, in qualità di candidata garante dei detenuti, figura la cui nomina è attesa più da un anno e continua a slittare perché in aula non si trova la maggioranza qualificata dei voti, ovvero dei 2/3. Dopo la Bernardini saranno uditi anche altri 4 candidati, scelti per autorevolezza di curriculum, che hanno partecipato al bando. Il centro-sinistra è compatto per la Bernardini, contrario invece il Movimento 5 Stelle, perché l'esponente radicale argomentano e coinvolto in vicende giudiziarie relative alle sue iniziative volte alla liberalizzazione delle droghe leggere. Il centrodestra pone invece una questione di metodo, ovvero il nome della Bernardini non può essere imposto, vanno valutate anche le altre candidature ed è quello che avverrà nei prossimi giorni, prima del voto in aula, forse anche nel Consiglio del 22 marzo. Significa mettere insieme un po' tutte le istituzioni che riguardano le persone private della libertà. Abbiamo il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, abbiamo gli uffici per l'esecuzione delle misure penali, abbiamo gli assistenti sociali, gli educatori, i direttori di istituto, si tratta di mettere le istituzioni.